Ascoltiamo ora un genitore, Margherita Calò. Buongiorno a tutti. Da premettere che sono davvero d'accordo con quanto preside lei ha esposto in qualità di genitore, apprezzo molto quello che ha detto. Beh, quando mi è stato chiesto di dare un contributo per questa giornata diocesana della cultura, mi sono chiesta in che maniera avrei potuto parlare delle attese formative delle famiglie. E così mi sono posta due domande. La prima è che cosa un genitore si aspetta dalla scuola oggi? E la seconda invece che cosa oggi è realmente la scuola? Come è vista dai genitori la scuola oggi? Beh, in merito alla prima domanda faccio delle considerazioni subito. Se noi pensiamo a quante ore i nostri figli trascorrono a scuola, beh, nonostante Facebook, internet, tutte le varie le associazioni culturali, però ci rendiamo conto che buona parte della giornata viene trascorsa tra le mura scolastiche. E allora comprendiamo immediatamente la rilevanza e il valore formativo della scuola per la crescita dei nostri figli. Beh, e allora scuola e famiglia, dal mio punto di vista, quale mamma che accompagna le figlie da un po' di tempo in questo percorso scolastico, sicuramente famiglia e scuola dovrebbero, devono corresponsabilizzarsi per educare, istruire e formare. Parlo di corresponsabilità e non di collaborazione, perché ogni soggetto in causa dovrebbe sentirsi parte in causa di un progetto in cui è elemento integrato, attivo e insostituibile. Corresponsabilità quindi che parta dalla persona come individualità, non dimentichiamo mai che ogni alunno è un'individualità a sé. Diceva il teologo Adams, ogni persona è una parola di Dio che non si ripete mai. E allora non dobbiamo mai perdere di vista che ogni individualità, ogni nostro alunno è una persona a sé che ha dei bisogni, ha delle passioni, ha delle curiosità e che attraverso questo processo formativo la scuola deve tornare alla persona stessa. Quindi, come diceva il preside, l'alunno al centro del processo educativo. Ma oggi forse la scuola non è così attenta come dovrebbe all'alunno e alla persona. Ahimè, se oggi mi viene chiesto che cos'è la scuola, che cos'è realmente la scuola, io rispondo immediatamente che sicuramente non è corresponsabile. Possiamo parlare di collaborazione, dove per collaborazione intendiamo il docente che mette a disposizione il proprio tempo, il proprio sapere, il proprio interesse, ma non c'è proprio questo coinvolgimento completo nel processo educativo. Alunno e docente si muovono su binari paralleli, ma ancora non c'è questa forte sinergia che pone l'alunno al centro del processo educativo. Ancora troppo è concentrato sul docente. E dico questo perché? Dico questo perché nel corso degli anni ho avuto modo di relazionarmi in qualità di genitore con tanti docenti, sono anche io docente, anche se ancora precaria, quindi conosco un po' la scuola dal di dentro e dal di fuori. E come genitore ho avuto davvero modo di constatare, di verificare a volte delle situazioni che voglio condividere con voi, porto degli esempi positivi e negativi di quella che è la scuola oggi. Parto da esempi particolari che a volte fanno pensare, però anche per dire a volte un genitore con chi si trova a dover discutere. Ad un incontro scuola-famiglia, il docente di lingua straniera, lamentando un po' le performance di mia figlia, io cercavo di capire in che maniera potessi intervenire per migliorare, per incuriosire questa ragazzina, lui mi chiede, dice: signora, ma in quale mese è nata sua figlia? Io, incuriosita, rispondo: maggio. Risposta secca del docente, mi dice: beh signora, quelli di maggio sono legati per le lingue straniere. Io sono davvero rimasta così stupita, però a volte un genitore si relaziona anche con queste persone. Ancora, un altro esempio che voglio condividere, proprio per dire che la scuola presenta anche docenti demotivati, stanchi, che non hanno voglia di aggiornarsi. Il figlio di una mia cara amica torna a scuola frequentando la terza elementare, quindi siamo nell'ambito della scuola primaria, sottolineo 8 anni, quindi capiamo anche l'età particolare del bambino, torna con scritto sul quaderno: Marco, sei un pasticcione.
Io leggo un po' così stupita, ma mi chiedo, ma andava scritto sicuramente, l'elaborato e pasticciato, ma perché? Vi invito a ripensare, Marco sei un pasticcione, l'elaborato e pasticciato, sono due modi per dire un po' la scuola com'è e come dovrebbe essere, perché nel primo caso vi è un giudizio sulla persona, un giudizio che non è assolutamente formativo, è una valutazione che non contribuisce assolutamente alla formazione del ragazzo, ma mina le basi di un'individualità in crescita. Infatti, pensiamo, siamo di fronte ad un ragazzino di 8 anni e sentirsi accusato in maniera così diretta, ma sicuramente porterà il ragazzino ad avere un momento di smarrimento. Invece, scrivendo l'elaborato e pasticciato, avremmo spostato l'attenzione e avremmo portato l'alunno all'autocorrezione, a riflettere e a vedere un momento di correzione come un momento anche di istruzione, intesa proprio come piacere del sapere. Ma ancora voglio condividere un'altra esperienza che ho vissuto in prima persona. Primo giorno di scuola, primo anno di scuola secondaria, quindi sottolineo il passaggio, scuola primaria, scuola secondaria. Beh, un insegnante distribuisce un test d'ingresso relativo alla disciplina, subito dopo che i ragazzi hanno provveduto a svolgerlo, l'insegnante effettua una correzione. E alcuni alunni tornano a casa con dei test valutati 2 e 3. Ma allora io mi chiedo, ma il test non sarebbe dovuto servire all'insegnante per programmare un'attività didattica che partisse dalle conoscenze pregresse dell'alunno, piuttosto che valutare e umiliare ragazzini che si affacciano ad una scuola secondaria? Ma io credo che la risposta sia abbastanza scontata. Comunque, al di là di questi esempi negativi, che fanno, però sono importanti perché fanno capire anche un genitore con chi deve relazionarsi all'interno della scuola, voglio anche condividere degli esempi molto positivi, perché la scuola ha le docenti, è giusto che un genitore esponga nella completezza, ecco, quello che la scuola offre oggi. Sempre mia figlia nata a maggio, con una nuova docente di lingua straniera, ha pensato di iscriversi a lingua all'università, quindi per dire stimolata, motivata. Ma non solo, io ho vissuto proprio come mamma un piccolo disturbo interiore, perché la mia prima figlia, particolarmente incline alle discipline scientifiche, è stata un po' forzata nella scelta del liceo classico. Per 2 anni sicuramente non ha avuto un insegnante dell'area umanistica particolarmente motivato, e ogni volta che tornava a casa mi diceva: per colpa tua non ce la faccio, odio queste discipline, niente. Come ha cominciato il liceo terzo anno, ha cambiato il docente, adesso accompagnata da una docente motivata, preparata, davvero brava, appassionata, ma non solo si è innamorata delle discipline umanistiche, è stato così evidente questo passaggio che mi ha fatto capire ancora di più quanto un docente può, quanto davvero può cambiare la vita scolastica e il percorso formativo di un ragazzo. Beh, qualche giorno fa mi ha detto: mamma, adesso io studio con amore. Allora, questo per sottolineare che cosa? Che quando il docente è capace, quando è appassionato, quando riesce a trasmettere empatia, amore, perché ragazzi, credo che abbiano bisogno anche di sentirsi amati, ma non come mollezza di cuore, inteso proprio come accettazione, come capacità di ascoltare i loro bisogni, davvero possono cambiare quello che è il loro percorso scolastico. Beh, voglio concludere il mio intervento leggendo alcune righe di un libro che ho appena letto, libro molto bello, si intitola Penultima lucertola a destra, di Marco Pozza. Marco Pozza è un giovane sacerdote di Padova, il cappellano del carcere di Padova, ed è un libro che parla della scuola, molto davvero illuminante, in una maniera sorprendente, particolare. E l'autore usa la metafora della differenza tra la scuola del sacco e quella del fuoco, e dice: per tanti anni la scuola ha immaginato l'alunno come un sacco da riempire e gonfiare, sigillandone poi l'entrata per non perderne il contenuto. Duro l'avvenire di quell'insegnante che vede nell'alunno un sacco da riempire. La frustrazione presto si impossesserà del suo animo nello scoprire che le nozioni apprese non hanno acceso nulla nell'immaginazione, se non il proposito di abbandonarle appena terminata la scuola. Tra sacco pieno e sacco vuoto la differenza è minima, sempre passivo rimane il sacco. Storia intrigante invece quella dell'educatore che immagina di avere a che fare con il fuoco,
La sua fatica non sarà quella di far apprendere e conoscere tutto il sapere umano, ma presenta lineamenti di tutt'altro spessore. Sarà suo compito quello di liberare e lanciare pochissime parole che, scagliate come un dardo infuocato nel cuore dell'alunno, lo accendano e diano inizio alla fiammata. Il sacco si riempie, contiene, ma anche trattiene. Il fuoco si accende, brucia, libera e riscalda. Il sacco non avanza con gambe proprie. Il fuoco procede, ritrovando la forza in se stesso e rigenerandosi con fantasia. Allora, con forza, possiamo affermare che dalla scelta tra sacco e fuoco dipenderà il domani e la luminosità di coloro che educhiamo. Grazie.